Quella che stiamo vivendo è l'età dell'oro della tecnologia. Siamo passati dalle invenzioni dei fratelli Wright alla conquista della Luna in meno di un secolo. Questi straordinari progressi sono semplicemente il frutto dell'ingegno umano o abbiamo ricevuto aiuto da un altro mondo? È in atto una copertura sulla questione degli UFO. È possibile che dietro i grandi avanzamenti dell'umanità ci sia un'intelligenza aliena? E che questa possa provocare la nostra rovina? In questo episodio scopriremo i segreti che si nascondono dietro agli incredibili progressi scientifici della nostra civiltà. Seguiteci e i misteri della tecnologia aliena vi saranno rivelati. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati. Quello che il governo americano voleva nasconderci. Dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti del pianeta. 14 giugno 2012, Washington. I passanti rimangono sconvolti nel vedere un gigantesco UFO appoggiato sul pianale di un camion. Il centralino del 911 è sommerso da centinaia di chiamate. In città inizia a diffondersi la febbre dell'UFO. Pronto, qui 911. Sembrava proprio un UFO. Me lo descriva. Era un UFO, insomma, non saprei come descriverlo. D'accordo, ma era come un'astronave? Sì. Sì. Sembravano tutti molto spaventati, perché anche se quell'apparecchio misterioso era coperto da un telo, sembrava proprio un UFO. Il governo rivela che si tratta di un drone X-47B, un velivolo militare di ultima generazione. È possibile che la tecnologia alla base di questo apparecchio provenga da un altro mondo? Se esaminiamo la tecnologia a disposizione dell'esercito americano, sembra davvero uscita da un romanzo di fantascienza. E questo non è di certo il primo apparecchio le cui origini sono sospette. Che questa tecnologia sia stata ideata da un'intelligenza aliena? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo tornare nell'antica India, dove si raccontava di macchine volanti avanzatissime, conosciute come Vimana. La prima testimonianza scritta riguardante una vimana risale a quasi 25.000 anni fa. Riferisce di re che viaggiavano su carri dorati attraverso i cieli. Carri luminosi come il sole e condotti da figure divine. Possiamo immaginare che se nel 3000 avanti Cristo degli esseri fossero atterrati sulla Terra a bordo di veicoli volanti, sarebbero stati considerati degli dei. Ma è possibile che, come ritengono gli ufologi, questi esseri di cui si racconta fossero in realtà visitatori da un altro mondo? Secondo la nostra mentalità contemporanea, appare improbabile che quegli esseri fossero delle divinità alla guida di misteriose carrozze dorate, ma piuttosto che fossero degli UFO in volo sul pianeta Terra. Questi resoconti sono tra le prime prove dell'ossessione dell'umanità nei confronti degli UFO. Ma si trattava solo dell'inizio. Abydos, Egitto. All'interno del Tempio di Seti si trovano degli strani geroglifici, straordinarie illustrazioni in cui il significato sfida la logica e la storia come la conosciamo. Sulle mura di questi edifici egizi si trovano rappresentazioni di quelli che sembrano apparecchi moderni. C'è un elicottero, un aereo e persino un sommergibile. Come possiamo spiegarlo? Che l'ispirazione per la nostra tecnologia moderna provenga dagli extraterrestri? Quei geroglifici sono rappresentazioni di avvistamenti di UFO nell'antichità o, come ritengono alcuni, i progetti per apparecchi che sarebbero stati inventati soltanto 3.000 anni dopo. C'erano davvero delle macchine volanti che solcavano i cieli ai tempi degli Egizi? Erano stati loro a costruirle o c'era qualcos'altro nei nostri cieli migliaia di anni fa? Ma è questa l'unica prova del fatto che gli alieni potrebbero essere gli ispiratori della tecnologia che usiamo tutti i giorni?
Gli aerei a reazione, l'ingegneria genetica, l'informatica. I più grandi passi tecnologici della storia sono avvenuti tutti negli ultimi 60 anni. Ma chi o cosa è davvero responsabile per questa accelerazione improvvisa? Secondo gli ufologi, la risposta è da ricercare nella più clamorosa copertura del XX secolo e negli eventi che sono seguiti alla vicenda di Roswell. Dossier segreto, il giorno dopo Roswell. 1947, Roswell, New Mexico. Una tranquilla cittadina americana, sede di una base dell'aviazione. All'inizio di luglio, i soldati ricevono delle segnalazioni riguardanti lo schianto di un disco volante nel deserto. Secondo alcuni resoconti, il sito viene rapidamente messo in isolamento, ma non prima che soldati, vigili del fuoco e semplici curiosi possano aver visto i resti del veicolo e i cadaveri dei suoi occupanti. Ma si tratta di testimonianze attendibili? Subito dopo il ritrovamento del relitto di Roswell, l'esercito annunciò pubblicamente di aver recuperato un disco volante. I giornali pubblicarono la notizia e la radio la diffuse attraverso l'etere. L'aviazione ha annunciato di aver rinvenuto un disco volante, che è attualmente in possesso dell'esercito degli Stati Uniti. Il veicolo è stato trovato la settimana scorsa a Roswell, nel New Mexico, ed è stato trasferito nella base di Wright Field, nell'Ohio. Il collegamento tra gli eventi di Roswell nel luglio del 47 e l'evoluzione della nostra tecnologia è molto complicato. Questo documento dell'FBI potrebbe provare non solo che un disco volante è stato recuperato nel deserto del New Mexico, ma che al suo interno sono stati rinvenuti tre piccoli corpi vestiti con abiti metallici. L'esercito aveva capito che la tecnologia contenuta nel disco volante proveniva da un altro mondo? E se è così, cosa ne è stato fatto? Siamo nell'hangar 84. E è qui che il disco volante e i corpi degli alieni sono stati portati. Qui dentro c'era un'attività frenetica. Il veicolo era dentro l'hangar e i cinque corpi erano stati distesi. Cos'è successo dopo lo schianto di Roswell? Di sicuro sono state cancellate le tracce e il segreto è stato mantenuto per i seguenti 31 anni, ma c'è dell'altro. Nei decenni successivi, la tecnologia militare degli Stati Uniti compie grandi progressi con l'invenzione di razzi velocissimi e macchinari sempre più sofisticati. In meno di un decennio, gli americani conquistano lo spazio. E appena 20 anni dopo Roswell, l'uomo cammina sulla Luna. Guardate, il boom della tecnologia è avvenuto dopo Roswell. Le fibre ottiche, i circuiti integrati, la tecnologia stealth, tutte scoperte fatte in un arco di tempo molto breve, in seguito a quegli eventi. L'esercito nega di aver recuperato dei campioni di tecnologia dal veicolo, fin quando non entra in scena il colonnello Philip J. Corso. Il colonnello Philip Corso ha scritto un libro chiamato Il giorno dopo Roswell. Nel libro afferma che un veicolo alieno si è effettivamente schiantato nel deserto, che è stato recuperato con all'interno dei corpi e a lui è stata data la responsabilità di studiare la tecnologia in esso contenuto. Il colonnello Corso, un ufficiale pluridecorato, è considerato il primo militare della storia ad aver ammesso l'esistenza di un legame tra l'esercito americano e gli extraterrestri. Durante la sua carriera ha lavorato come direttore del settore di ricerca tecnologica del Pentagono. Corso ha dichiarato che durante i suoi anni di servizio uno dei progetti di cui si è occupato è stato lo studio della tecnologia aliena recuperata dal disco di Roswell con lo scopo di trovare per essa un utilizzo che fosse d'aiuto all'esercito. A Corso vengono dati i resti di circuiti elettronici e sistemi di propulsione, campioni di tessuti indistruttibili e degli strani caschi. Secondo la sua testimonianza, l'esercito gli chiede di trovare un modo di utilizzare queste tecnologie aliene. A questo punto,
Società come la Lockheed Martin, la Litton e altre multinazionali ricevono queste tecnologie e vengono invitate a svilupparle con la garanzia di poter tenere i brevetti e tutti i ricavi. Cosa chiede in cambio il governo degli Stati Uniti? Armi e controllo. Potranno le scoperte fatte grazie a questa tecnologia aliena permettere agli Stati Uniti di vincere non solo le guerre del presente, ma anche quelle del futuro? Tra poco, dai fasci di particelle all'Area 51. Che la nostra tecnologia moderna sia stata davvero sottratta agli alieni? Vi faremo vedere una serie di progetti che non erano mai stati resi pubblici. Fino ad oggi. Alieni, nuove rivelazioni. I più sconvolgenti segreti dell'universo. Dalle visioni dell'antichità ai moderni progetti scientifici fino alle incredibili macchine del futuro. È possibile che gli avanzamenti tecnologici dell'umanità siano basati su invenzioni di una razza aliena? E che il governo degli Stati Uniti sia riuscito a nasconderlo per più di 60 anni? Lo Stato Maggiore si è mai consultato con lei riguardo alla questione degli UFO? Sì, ne abbiamo discusso in diverse occasioni. Sappiamo che il governo degli Stati Uniti ha messo in atto una copertura. Ma la domanda è: che cosa ci hanno nascosto? Parte del relitto di Roswell fu portato in una struttura militare segreta, la cui esistenza è stata negata dal governo americano fino al 1995. Questa base è conosciuta come Area 51. L'Area 51 è una struttura militare segreta a 90 miglia da Las Vegas, in Nevada. Molte persone hanno dichiarato di aver lavorato al suo interno. Ha una serie di attività, tra cui la retroingegneria della tecnologia aliena rinvenuta. Il governo non ha mai rivelato a cosa servisse, ma è evidente che là dentro si effettuavano test di armi e tecnologie avanzate. Quel posto era così incredibile che fu soprannominato Dreamland. Dossier segreto. La tecnologia di Dreamland. Negli anni 50 e 60, durante la Guerra Fredda, la tecnologia stealth ricopriva un'importanza fondamentale. In molte delle segnalazioni di UFO si affermava che questi veicoli non venivano rivelati dai radar. È possibile che anche il disco volante di Roswell fosse un apparecchio stealth? Sarà questa la verità? Secondo gli ufologi, l'esercito degli Stati Uniti affidò a degli appaltatori l'incarico di adottare questa tecnologia. Nel 1958, appena 10 anni dopo gli eventi di Roswell, la Lockheed presentò l'A-12 Oxcart. Si trattava di un aereo dotato di una tecnologia che lo rendeva invisibile ai radar nemici, proprio come il disco volante di Roswell era stato invisibile ai nostri. La cosa straordinaria della tecnologia adottata per il progetto Oxcart è il modo in cui il velivolo era costruito esternamente. Era in grado di assorbire, in un certo senso, di riflettere le onde dei radar in modo da risultare invisibile. Un passo da gigante per la tecnologia stealth. Si trattava di una tecnologia derivata da quella del disco volante rinvenuto nel New Mexico? Ed è possibile che i successivi avanzamenti siano stati ottenuti grazie ai tessuti metallici trovati all'interno di quell'UFO? Uno dei grandi misteri del ritrovamento del disco di Roswell è la natura di queste fibre. Quelle creature non sembravano aver indossato queste tute, non c'erano zip o bottoni, sembrava piuttosto che ci fossero nate dentro. Cos'era davvero quel materiale? Fu portato in diverse strutture di ricerca dove gli scienziati iniziarono a studiare questa fibra così resistente da poter fermare i proiettili. In seguito divenne conosciuta come Kevlar. L'azienda chimica americana DuPont presenta il Kevlar nel 1971. Si tratta di un materiale 5 volte più resistente dell'acciaio, in grado ad esempio di fermare un proiettile, ma allo stesso tempo leggerissimo. Forse però l'influenza della tecnologia aliena si è estesa al di là del contenuto dell'UFO. Campioni interessanti potrebbero essere stati trovati all'interno dei corpi degli alieni. Un'altra tecnologia ottenuta grazie all'UFO di Roswell, anzi grazie agli alieni di Roswell, è la visione notturna. I ricercatori militari
potrebbero aver scoperto la visione notturna durante l'autopsia di uno degli alieni. Secondo uno dei testimoni, uno scienziato estrasse una lente dal corpo di uno degli alieni. Si accorsero che attraverso quella lente era possibile vedere al buio. La lente riusciva ad amplificare la luce, permettendo la visione notturna. Questa teoria ci ricorda che uno dei dettagli più interessanti della tecnologia aliena è che può fornirci informazioni sulla vita degli extraterrestri. Cos'altro possiamo imparare dalle tecnologie che ancora non sono state rese pubbliche? Una delle scoperte più significative di Corso è che all'interno del disco non c'erano controlli manuali. Secondo il colonnello Corso, il veicolo non era manovrato dalle mani degli alieni, bensì dai loro cervelli. Ecco che cosa ha scoperto Corso. Nel relitto erano stati trovati dei caschi con dei sensori. Vari sensori a forma di disco che corrispondevano ai lobi del cervello degli alieni. È così che controllavano la navicella. Se macchine controllate dal nostro cervello vi sembrano un'idea da fantascienza, preparatevi pure a cambiare idea. Negli ultimi 30 anni gli scienziati hanno cercato un modo di collegare gli elettrodi del casco alieno al cervello di un soggetto di specie umana. Gli Stati Uniti stanno lavorando a una tecnologia che permetta ai sensori di leggere la mente dei piloti per consentire il controllo degli aerei attraverso il pensiero. Sembra fantascienza, ma è vera scienza. I più grandi progressi della scienza moderna potrebbero essere dovuti al ritrovamento di un disco volante a Roswell, New Mexico. Ma forse la scoperta più importante è stata quella di un nuovo elemento. Durante gli studi ha cominciato a circolare la voce della scoperta di un elemento chiamato elemento 115, che costituisce la chiave per comprendere la propulsione aerea e il funzionamento dell'UFO che era stato trasportato nell'area 51. Gli scienziati hanno dato all'elemento 115 il nome di Unum Pentio. Ma se questo elemento proviene davvero da un altro mondo, quali poteri potrebbe nascondere? La tecnologia extraterrestre è in grado di far avanzare le conoscenze dell'umanità, ma dobbiamo domandarci se siamo pronti a entrarne in possesso. Se così non fosse, la nostra sopravvivenza su questo pianeta potrebbe dipendere dal fatto che queste conoscenze rimangano segrete. Avete visto Alieni Nuove Rivelazioni? I più sconvolgenti segreti. Ogni anno, migliaia di persone di ogni parte del mondo riferiscono di strani incontri con visitatori da un altro pianeta. Raccontano di misteriosi dischi volanti e inquietanti rapimenti. Alcuni di questi racconti sono inventati, ma quelli che sentirete stasera potrebbero essere reali. Esamineremo 10 vicende storicamente documentate e proveremo a spiegarle. L'aviazione militare ha annunciato di aver recuperato un disco volante che si trova ora in possesso dell'esercito. 10 incredibili esperienze di incontri ravvicinati con gli extraterrestri. Seguiteci e questi 10 episodi di contatti con gli alieni vi saranno rivelati. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati, quello che il governo americano voleva nasconderci, dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti del pianeta. Di tutti gli eventi ufologici segnalati nella storia, solo 10 sono abbastanza straordinari da poter essere inclusi nella nostra top 10 degli incontri ravvicinati. Iniziamo il nostro conto alla rovescia con un viaggio in un luogo il cui nome è sinonimo di mistero. Caso numero 10, il Triangolo delle Bermuda. Il 5 dicembre del 1945, una squadra di 5 bombardieri Avenger con un equipaggio di 15 persone decollò per una missione di addestramento sull'Oceano Atlantico, in un'area conosciuta come il Triangolo delle Bermuda. Nei giorni seguenti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i piloti americani avevano spesso riferito di strane sfere luminose, soprannominate Foo Fighters. Verso la fine dell'addestramento,
la torre di controllo della base aerea di Fort Lauderdale riceve varie comunicazioni da parte dei piloti che sembrano trovarsi in uno stato di panico e confusione. Le trasmissioni radio diventano sempre più confuse, quindi si interrompono all'improvviso. I cinque aerei, con il loro equipaggio di 15 persone, non saranno mai ritrovati. Se si fosse trattato davvero di un incontro con degli UFO, significherebbe che la loro sparizione è dovuta agli extraterrestri e questo sarebbe da considerarsi come il più grande rapimento alieno della storia. L'unica cosa che sappiamo per certo è che quegli aerei sono scomparsi nel nulla, come è accaduto in molti altri casi. Anche se nulla è mai stato provato, si dice che nel corso degli anni più di 750 persone siano scomparse mentre sorvolavano il triangolo delle Bermuda. Se si trattasse di rapimenti alieni, quest'area potrebbe essere considerata come una delle principali zone calde nella storia dell'ufologia. Tra poco, la notte che siamo entrati in guerra con gli UFO. Caso numero 9. La battaglia di Los Angeles. Il 24 febbraio del 1942, subito dopo l'ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, 100.000 persone sono testimoni dell'apparizione di un UFO sui cieli di Los Angeles. I cannoni della contraerea sono entrati in azione contro un velivolo non identificato nei cieli sopra Los Angeles. L'oggetto, illuminato dai riflettori, ha continuato a spostarsi lungo la costa. Più di 1.400 proiettili di artiglieria vengono sparati contro l'oggetto volante, che però non sembra subire alcun danno. Nel corso dell'operazione, mentre i proiettili vengono sparati in aria, 5 persone perdono la vita. Una delle cose più interessanti di questa vicenda è che in seguito le autorità hanno negato l'avvistamento di un UFO, almeno attraverso i canali ufficiali. In seguito, l'esercito afferma che si è trattato di un pallone sonda, ma non offre spiegazioni per non essere riuscito ad abbatterlo. La più grande forza militare del mondo non riesce ad abbattere un pallone meteorologico? Insomma, quell'affare è rimasto in cielo per un'ora e non sono riusciti a colpirlo. Quella notte si verificò uno dei primi avvistamenti UFO di massa nella storia degli Stati Uniti. Caso numero 8. L'astronauta dell'estuario del Solway. 23 maggio 1964, Cambria, Inghilterra. Un padre visita con sua figlia il parco che si affaccia sull'insenatura conosciuta come l'estuario del Solway. Scatta una foto alla bambina, ma è soltanto dopo che la pellicola è stata sviluppata che nota qualcosa di inquietante. Quel giorno, Jim Templeton scatta 3 fotografie a sua figlia. In 2 di queste non c'è nulla di particolare. In quella di mezzo, però, appare sullo sfondo uno strano personaggio vestito di bianco, con indosso quella che sembra una tuta spaziale e un casco, proprio dietro di lei. La foto è così sconcertante che la Kodak offre un premio in denaro a chiunque riesca a provare che si tratta di un falso. Il premio non è stato mai ritirato. In tutti questi anni, l'identità di quello strano uomo è rimasta un mistero. Dalle apparizioni di misteriosi alieni ai rapimenti di massa nel triangolo delle Bermuda, la top 10 degli incontri ravvicinati non cessa di stupirci e affascinarci. E il conto alla rovescia è appena iniziato. Continuate a seguirci e vi racconteremo degli avvistamenti di UFO più incredibili di tutti i tempi. Caso numero 7. L'incidente di Roswell. L'incidente di Roswell è uno degli eventi ufologici più conosciuti e discussi di tutti i tempi. Tuttavia, pochissime persone conoscono i dettagli di quello che accadde davvero. 8 luglio 1947. La base aerea militare di Roswell annuncia di aver recuperato il relitto di un disco volante in un ranch nel deserto del New Mexico. La vicenda viene riportata dai radiogiornali. 8 luglio 1947. L'aviazione ha annunciato di aver recuperato un disco volante che è attualmente in possesso dell'esercito. Il velivolo è stato trovato la settimana scorsa a Roswell, nel New Mexico, ed è stato trasferito nella base di Wright Field, nell'Ohio. Alcuni giorni dopo, l'esercito corregge le proprie dichiarazioni, affermando che quello che si era ritenuto essere un disco volante era in realtà un pallone sonda.
Questa versione non sta in piedi. Dei soldati si sono fatti avanti raccontando di aver visto il relitto del disco, i corpi degli alieni e persino un alieno ancora vivo che era stato catturato. Poi è arrivata la notizia bomba. Nell'aprile del 2011, l'FBI divulga un documento risalente al 1950. Al suo interno si parla di dischi volanti recuperati nel New Mexico e di tre cadaveri trovati al loro interno. Potrebbe trattarsi della conferma definitiva riguardo alla vicenda di Roswell. Quello di Roswell è probabilmente l'evento ufologico più importante nella storia americana. Il nostro prossimo caso, invece, ha avuto un notevole impatto dall'altra parte del mondo. Caso numero 6. Il reperto alieno recuperato in Russia. Il 29 gennaio del 1986, a Dalnegorsk, in Russia, centinaia di persone avvistano una scia rossa che attraversa il cielo e si schianta su una montagna chiamata Cima 611. Ciò che gli investigatori trovano sul luogo dell'impatto prova che qualcosa si è schiantato sul fianco della montagna e poi è scomparso. Sul luogo dello schianto viene trovato soltanto un cratere largo 3 metri, oltre ad un certo numero di strane perle nere. Ma dov'è finito l'oggetto? E qual è la natura di queste misteriose perle? Un'analisi chimica rivela che le perle contengono una notevole quantità di minerali, conosciuti come terre rare, ma non è tutto. I russi fecero degli studi molto accurati. Gli scienziati scoprirono che queste perle possedevano delle proprietà particolari. Non venivano captate dai radar e si racconta che una delle perle scomparve davanti ai loro occhi. Secondo alcuni, avevano anche dimostrato proprietà antigravitazionali. L'origine di queste perle rimane un mistero. Oggi sono custodite in una struttura privata a Las Vegas, in Nevada. Caso numero 5. Incontro ravvicinato a White Sands. 1964, Socorro, New Mexico. Il 24 aprile, l'agente Lonnie Zamora sta guidando nel deserto nei pressi della base di lancio di White Sands. All'improvviso vede un disco volante che attraversa il cielo e scompare dietro a un promontorio. Zamora decide di seguirlo e lo ritrova atterrato nel bel mezzo del deserto. Si ferma a meno di 200 metri di distanza. Scendendo dall'auto, nota due misteriose figure vestite di bianco nei pressi del disco. Vide due esseri di bassa statura fuori dal disco. Quando si accorsero che li stava osservando, si allarmarono e tornarono di corsa all'interno dell'UFO. Pochi istanti dopo, il disco volante decolla e parte in direzione di Zamora, sfrecciandogli sopra la testa e allontanandosi. Gli passò così vicino che fu in grado di disegnare un simbolo che aveva visto sulla sua superficie. Militari e agenti dell'FBI si precipitano sulla scena. Nel punto in cui il disco volante è atterrato, trovano della sabbia bruciata e fusa in blocchi. Le tracce lasciate sul suolo sono simili a quelle lasciate dagli shuttle sulla superficie della Luna. L'elemento chiave della vicenda di Socorro è il resoconto del testimone oculare. Un agente dalla reputazione impeccabile che non aveva alcun motivo di mettere a rischio la sua credibilità raccontando di aver visto un UFO. Se autentico, l'avvistamento di Zamora si classificherebbe come uno dei più importanti incontri ravvicinati nella storia dell'ufologia moderna. L'avvistamento di Lonnie Zamora è al quinto posto della nostra top 10 degli incontri ravvicinati. Ma il meglio deve ancora venire. Messaggi dagli extraterrestri, spaventosi rapimenti e alieni ripresi dalle telecamere. Se pensate di sapere quale incontro ravvicinato si sarà classificato al primo posto, preparatevi a una sorpresa. Non perdetevi gli ultimi 4. Tra poco, alieni, nuove rivelazioni. I più sconvolgenti segreti dell'universo. Riprendiamo la nostra top 10 degli incontri ravvicinati. Finora vi abbiamo raccontato di avvistamenti, coperture e schianti di dischi volanti. Ma i segreti che stiamo per rivelarvi sono persino più sconvolgenti. Continuate a seguirci e scoprirete la verità su Caso numero 4, le luci di Phoenix. 13 marzo 1997.
La città di Phoenix, Arizona, rimane paralizzata davanti a uno spettacolo incredibile nei cieli che la sovrastano. Era una notte bellissima e migliaia di persone uscirono di casa per vedere il passaggio della cometa Hale-Bopp, ma si ritrovarono ad osservare una serie di sfere luminose disposte in una formazione a V larga più di 3 chilometri. Migliaia di persone, nella sesta città più popolata degli Stati Uniti, videro questi strani oggetti. L'esercito degli Stati Uniti dichiarò che le luci di Phoenix non erano altro che razzi di segnalazione lanciati dai jet della base di Luke. Ma c'è un problema. Appellandomi al Freedom of Information Act, ho richiesto i documenti riguardanti le attività della base aerea durante quella notte di marzo. E ho scoperto una cosa. Non sono stati usati razzi di segnalazione. La loro spiegazione non sta in piedi. I fatti di Phoenix non sono mai stati chiariti e l'esercito si rifiuta di parlarne. Gli eventi di Phoenix sono considerati come uno dei più importanti avvistamenti ufologici della storia. Ma il protagonista del nostro prossimo caso è diventato famoso a causa di un incontro molto più ravvicinato che l'ha visto sequestrato a bordo di un disco volante. Caso numero 3. Il rapimento di Travis Walton. L'incontro ravvicinato di Travis Walton è uno dei più straordinari nella storia dell'ufologia. È il 5 novembre del 1975. Eravamo un gruppo di 7 uomini e stavamo lavorando sulle montagne, nella foresta. In Arizona è quasi buio e Walton e i suoi colleghi sono diretti verso casa attraverso la foresta Apache Sitgraves quando vedono una luce tra gli alberi. Mi avvicinai e rimasi immobile a guardarla. Ma il suono si fece assordante e la luce iniziò a muoversi, come oscillando. Fu allora che fui colpito da qualcosa. Ripresi subito i sensi, ma sentivo dolori dappertutto. Vedevo delle forme davanti agli occhi. E quando riuscì a mettere a fuoco, vidi questa creatura di fronte a me. Non riuscivo a muovermi e sentivo le braccia molto, molto pesanti. Che diavolo fai? Torna qui! I colleghi di Walton si allontanano dalla foresta, sconvolti per la sua scomparsa. Travis farà ritorno in città soltanto alcuni giorni dopo. Non sapevo quanto tempo fosse trascorso. Mi dissero, ehi, toccati la faccia, e mi accorsi di avere la barba lunga. Mi dissero che ero stato via per 5 giorni. Quello vissuto da Travis Walton è stato un incontro ravvicinato del quarto tipo. Un vero e proprio rapimento da parte degli alieni. Ma il protagonista del nostro prossimo caso non è soltanto entrato in contatto con un UFO, ma ha portato indietro con sé un messaggio. Caso numero 2. Il codice alieno. Il 26 dicembre del 1980, il personale della base militare di Bentwaters nel Regno Unito ha effettuato una missione di ricognizione nella foresta di Rendlesham, dopo che i radar avevano segnalato lo schianto di un velivolo. Al loro arrivo nella foresta, il sergente Jim Penniston e una piccola squadra di soldati si ritrovano di fronte a un UFO che atterra proprio davanti ai loro occhi. Penniston si avvicina all'oggetto e ne tocca la superficie. All'improvviso si ritrova paralizzato, mentre un messaggio in codice viene inviato direttamente al suo cervello. Si tratta di una comunicazione telepatica. Rimasi accecato da un lampo di luce bianca. Poi cominciai a vedere una serie di 1 e di 0 intermittenti. Solo 30 anni dopo, il suo collega Jim Burroughs vede le trascrizioni del codice e si rende conto di cosa Penniston ha ricevuto. Mentre esaminavo il suo taccuino, vidi delle pagine con una serie di 1 e di 0. Gli dissi subito, questo è codice binario. Degli esperti decifrano il codice, che rivela un messaggio sconvolgente. Sondaggio dell'umanità. Quindi delle coordinate di latitudine e longitudine e le parole stante per l'avanzamento del pianeta. Questo messaggio degli alieni potrebbe contenere il segreto del futuro dell'umanità o del suo passato. Ma il prossimo caso ci porterà faccia a faccia con degli extraterrestri. Nel corso della top 10 degli incontri ravvicinati, vi abbiamo parlato di schianti di UFO e sconvolgenti rapimenti.
Ma niente avrebbe potuto prepararvi per il nostro ultimo caso. Caso numero uno. I veri Men in Black. Il 14 ottobre del 2008, un direttore d'albergo di Niagara Falls riferisce alle autorità di aver visto un UFO di colore nero e di forma triangolare. E questo è solo l'inizio. Il giorno seguente, nel suo ufficio, riceve una telefonata che lo avverte del fatto che due creature umanoidi sono entrate nell'hotel. I testimoni hanno raccontato che i due esseri non avevano sopracciglia e non battevano mai gli occhi. Qualcuno ha raccontato che erano in grado di leggere il pensiero. Si trattava dei Men in Black. Anche questo episodio ci ha portato incredibilmente vicino a forme di vita extraterrestri. Avete appena visto la top 10 dei più straordinari incontri ravvicinati di tutti i tempi. Alieni, nuove rivelazioni. I più sconvolgenti segreti dell'universo.